lascio cadere una goccia del mio sangue. Itinerario spirituale per vivere con Gesù giorno per giorno la Quaresima. Nono giorno. Non volevo stare da solo e ti ho chiamata. Stiamo insieme oggi fino a sera. Stavi davanti al tuo vescovo in piedi, ferma, piccola anima di un mio sacerdote. Eri impietrito. Sentivo timore nel tuo cuore e molta ansia. Un mio giovane consacrato. Tu sai quanto ti amo e quanto mi sia caro il tuo sacerdozio, dono divino. Quante leggi, statuti, codici e quanto poco amore. Poi ti ho visto parlare nel tuo ufficio con il tuo responsabile, il tuo direttore. Ho visto il tuo viso stanco e nel tuo animo c'era rabbia e ti sentivi ingiustamente rimproverato. E così anche in una facoltà e in una scuola. Poi ti ho visto con il direttore della tua banca, del tuo ministero e della tua impresa. Ti ho visto con il docente di cattedra e poi con tanti altri che ti hanno trattato con violenza verbale, ingiustizia, ipocrisia e inganno. E tu, pieno di dolore, rabbia e frustrazione, asciugavi le lacrime della tua anima. Ma le dicevi di tacere. Ingoiavi ora una pietra, ora un pezzo di lava incandescente, poi ancora un'altra pietra e così via. Quante cose dure, cattive ed infuocate sono passate attraverso la tua povera gola. Quanta cattiveria umana ha dovuto ingoiare e non dire nulla. Ora lascio scendere una goccia del mio sangue lungo la tua gola per curarla come un unguento morbido, per risanarla e calmarla. Sai, piccola anima mia, anche io ho taciuto davanti a tanti insulti e umiliazioni. Offri a me il tuo dolore. Ma la gola, non quella fisica, è anche ben altro. È uno dei sette vizi capitali, sette mostri assetati della tua rovina e caduta. Avrai sentito parlare molte volte di questo vizio in particolare che schiavizza tanti miei poveri figli. E tu, piccola anima, ascolta ciò che ti dico. Non credere che sia soltanto un problema di cibo, di fame o di troppo appetito. Il peccato di gola consiste in un grande vuoto che esiste dentro di te ed è come una bocca vorace che tutto
tutto attira a sé e tritura nei bassi fondi della tua povera anima. La perseguita, come se volessi attirarla in un buco nero dal quale non c'è via d'uscita. Questo vuoto ha bisogno costantemente di essere riempito e non si sazia mai. Vuole sempre di più. E più ingoia, più brama. È totalmente insaziabile, fino a portarti al punto di impazzire. Ti fa alzare a qualsiasi ora per andare a cercare ciò di cui vuole nutrirsi, che sia alcol, che sia droga, che sia tabacco, cibo, o che sia falso amore, che sia gioco d'azzardo, che sia denaro, vanità, lusso, ideologie, idoli, denaro, potere, o che sia prostituzione. E infine che sia abbandono di tutto. Quello che desidera è che ogni mio povero figlio diventi un cagnolino obbediente, per poi farne uno schiavo, sordo e muto. Vieni a me, piccola anima, che non trovi più come saziarti e liberarti da questa catena e da questo oppressore. Vieni a me. Avvicinati alla mia croce, il mio sangue purifica. Lascerò dentro di te una goccia del mio sangue per proteggerti da questo vuoto immenso dentro la tua piccola anima. Il mio sangue lo ricolmerà e mai più permetterà che ti faccia sentire così vuota, così affamata. Il dolore più insopportabile per l'anima umana è l'angoscia provocata dall'abbandono. Per questo, piccola mia, vieni a me. Gesù prega e dice: gocce di sangue mio, scendete su tutte le mie piccole anime che a me verranno e berranno a questa fonte divina. Bagnatele, purificatele, liberatele, date loro tutto il mio amore, perché spargendo su tutte loro il sangue che ho versato sotto i flagelli, lungo le strade di Gerusalemme, su tutto il legno della mia croce, che io le curerò profondamente e le porterò alla luce celeste pagando il prezzo del loro riscatto. Gocce del mio sangue, desidero che nessuna di voi vada perduta e che anche l'ultima, la più piccola tra voi,
possa essere fonte di perdono per l'ultima anima prima di morire. Con tutto il cuore di un Dio innamorato delle sue anime, piccole anime, tanto amate. Adesso, ascoltami, perché è al tuo cuore che desidero rivolgermi, ed è proprio a te, piccola anima, che io desidero parlare, ricordando ai miei figli che di me tutto fu crocifisso. Lascio cadere una goccia del mio sangue su di te. Desidero illuminarti, liberarti, purificarti, benedirti oggi più che mai con tutta la tenerezza del mio cuore di padre, così che tu non ti senta più non amata, ma figlia amata. La piccola anima, goccia di sangue prezioso, ristorami, purificami, liberami, goccia di sangue prezioso, lavami, curami, bagnami, goccia di sangue prezioso, baciami, accarezzami e benedicimi.